Come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un attore britannico vagabondo, famosissimo per la sua bombetta. Nel 1889 a Londra nasceva Charlie Chaplin. Figlio d'arte, papà Charles Chaplin Sr., un attore di varietà di discreto talento e successo, e mamma Hannah Harriet Hill, un'attrice conosciuta come Lily Harley. Ma successivamente i suoi genitori si separano, così Charlie Chaplin fu affidato a una struttura scolastica per bambini indigenti. Il talento innato e la frequentazione dei teatri per merito della sua mamma forgiarono il piccolo Chaplin. I suoi primi rudimenti nel settore dello spettacolo furono proprio per grazia della mamma, che gli insegnò il canto e la recitazione. All'età di 11 anni, grazie al suo papà, entrò in una vera compagnia teatrale circense. Il primo ruolo fisso in teatro fu come urlatore Billy, in cui Charlie Chaplin interpretava come ruolo un attore, un individuo senza scrupoli, che tenta di drogare il portiere avversario prima dell'incontro. Così imparò l'arte di esprimersi senza parole. La compagnia così iniziò il suo tour dalla Francia agli Stati Uniti e lui diventò capo comico. Negli Stati Uniti fu notato e scritturato dal regista cinematografico Mack Sennett e con il primo film nasce Charlotte. Charlie Chaplin descrive così la nascita di Charlotte. Mentre puntavo al guardaroba, pensai di mettermi un paio di calzoni sformati, due scarpe troppo grandi senza dimenticare il bastone e la bombetta. Volevo che fosse tutto in contrasto, i pantaloni larghi e cascanti, la giacca attillata, il cappello troppo piccolo e le scarpe troppo grandi. Ero incerto se truccarmi da vecchio o da giovane, poi ricordai che Sennett mi aveva creduto un uomo assai più maturo e così aggiunsi i baffetti. Nell'arco di 5 anni Charlotte diventò un personaggio universale, conquistando il posto d'onore nella storia del cinema. Chaplin non progettava mai le sue scene, le sue gag scritte, nemmeno la sceneggiatura. Riusciva a tenere in mente un intero film e poi spiegarlo agli attori man mano che si girava. Pensate, il grande successo dei suoi film muti dal 1918 al 1923 ricevette come ingaggio una cifra da capogiro, $1 milione. Però l'affermazione del sonoro, a partire dal 1927, colse in contropiede Chaplin, che aveva pensato e costruito Charlotte solo per il cinema muto. Chaplin decise di andare avanti proponendo il suo personaggio. E nel 1929 l'assegnazione del suo primo premio Oscar alla carriera lo consacrò come la prima star a vincere tale premio. Chaplin girò nel 1931 Luci della città, film muto accompagnato dalla musica. Fu il primo film di Chaplin con sonoro e musiche sincronizzate. Nel 1951 iniziò a girare quello che sarebbe stato il suo film d'addio, Luci della ribalta, recitato insieme a Buster Keaton e sua figlia Geraldine Chaplin.
Morì in Svizzera nel Natale del 1977 all'età di 88 anni. Pensate, il pomeriggio, inoltrato della vigilia, chiese alla moglie di spalancare le porte della camera finché dalla hall sottostante potessero salire le note dei Christmas Carol, come da rituali che si ripeteva da oltre 24 anni, il 24 dicembre, nella loro residenza svizzera. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tanti domani. Ciao e buon di pomeriggio!